Da 1 a 100, quanto sono buoni gli hamburger e le patatine fritte con sopra il ketchup? Ma naturalmente 100, anche se poi ci fanno male. Però, possiamo provare almeno a fare il ketchup fatto in casa, è molto meglio di quello industriale. Che cosa ci servirà? Allora, innanzitutto ci servirà dell'aceto, poi del pomodoro, dell'olio, della cipolla e seguitemi. Come prima cosa iniziamo a mettere un po' di olio Evo, della cipolla. E facciamo rosolare, poi butto giù in questo caso la polpa, però potete usare anche i pomodori pelati, i pomodorini, insomma quello che volete. Ecco, io in quel caso avevo la polpa a disposizione. Facciamo cuocere bene bene e poi aggiungiamo un bicchiere d'aceto. Giriamo, giriamo affinché si addensi proprio nella maniera giusta e poi andiamo ad aggiungere dello zucchero. Io ne ho messi 2 cucchiaini. A questo punto andiamo a mettere anche del sale. Anche in questo caso 2 cucchiaini. La cottura è molto lenta e il tutto poi deve essere denso a fine cottura. Aggiungiamo ora del pepe nero, noce moscata. So che alcuni mettono anche la cannella, ma io ve lo sconsiglio. Non vedo bene il dolce con anche questo agrodolce, per carità, però la cannella non ce la vedo proprio bene. Abbiamo anche messo dello zucchero, la noce moscata che sta bene sia sul salato che sul dolce, ma la cannella almeno io ve la sconsiglio. E una volta che sarà denso, andiamo a metterlo nel nostro mix. In questo caso userò il frullatore a immersione, voi potete usare il robot, il frullatore normale, insomma quello che più volete. Già da qua si può notare la colorazione che è diversa dal prodotto industriale. Vedete, quasi un aranciato. E questa è la bottiglia dove andrò a mettere il tutto, proprio del tutto artigianale. E poi un'ex bottiglia che conteneva appunto della passata di pomodoro. Travasiamo il tutto. Abbiamo trovato la soluzione più sana e più giusta per poter fare uso del ketchup. E di solito queste salse industriali, insomma, contengono poi degli additivi, dei coloranti, lo sappiamo come vanno a finire tutte queste cose industrializzate, quindi insomma proviamo a farlo a casa, non ci costa nulla, sono dei prodotti alimentari che abbiamo tutti in casa, il costo è abbastanza basso e quindi ce lo possiamo permettere e mangiamo sano ed equilibrato. Perché no? Lasciatemi un like per quanto riguarda questo video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, io vi mando uno smack grande grande, ci ritroviamo alla prossima. Ciao!